Io ero partito con le migliori intenzioni. A 15 anni già lavoravo e studiavo. E poi è successo l'imponderabile. Mi sono accorto che non potevo andare con le ragazze. E lì mi ha preso un forte esaurimento. Cioè, non potevo andare perché mi vergognavo, insomma, che non c'avevo un bel corpo, insomma, che non ero attraente, ecco. E lì mi ha preso un forte esaurimento. Tutto da lì. Sono al limite. Anch'io potevo avere una vita, tra virgolette, inclusa in un ambiente lavorativo e affettivo e con degli amici. Adesso vivo molto male. Quasi in bancarotta, sono esaurimento, depressione, altre patologie. Mia madre sta male. A parte me, nessuno se ne interessa. Mi dispiace dirlo, ma purtroppo mi preco molto perché mi hanno detto che imprecare allontana il dolore, io soffro tanto. Comunque la goccia che ho fatto traboccare il vaso è stata la perdita dei capelli, che ho già descritto come è avvenuto. È stato traumatico perché io già ero molto esaurito. È un altro dispiacere, seppur minimo, non mi ci voleva. Così è andato tutto a quel paese, tutta la mia vita, anche quella di mia madre. Ma non ho potuto neanche vivere tranquillo nel mio dolore, perché il male sotto
forma umana esiste. Se ti prende di mira non ti lascia più. Ecco, questa è la mia storia. Storia di Foligno Cristiano.